Il PD si stringe attorno ad un nome per la candidatura alle europee, la dottoressa Chinnici. Come mai la scelta è convergente verso questo nome? Abbiamo una grande opportunità, un nome di alto profilo, sicuramente che farà bene al PD e farà bene in Europa. Abbiamo bisogno in Europa persone che vadano a difendere gli interessi della Sicilia, che negli ultimi tempi sono stati un po' mortificati, e mi riferisco all'accordo col Marocco che dal punto di vista dell'agricoltura ci ha danneggiato enormemente e questo va sicuramente rinegoziato. Quindi abbiamo bisogno di competenza, di persone affidabili, di persone sicuramente di alto profilo. E Caterina Chernici lo è. Si continua a creare così un asse tra Palermo e l'Europa, diretto. Bisogna che ci sia perché i finanziamenti più grossi che utilizziamo per gli investimenti derivano dai finanziamenti europei. La dottoressa Chinnici è la capolista di questa lista, quindi è la candidata di tutto il partito, quindi raccoglie le convergenze di tutto il partito, un partito che si vuole spendere in modo unitario su questa candidatura e sicuramente farà bene alla nostra Sicilia, farà bene alla nostra provincia. Qui un po' di sano campanilismo perché la dottoressa Chinnici è della nostra provincia, quindi è giusto che la nostra provincia si spenda per questa candidatura in modo particolare. Che è una donna autorevole, di cui le donne possiamo essere orgogliose per tutto quello che lei è riuscita a dare nel campo del suo lavoro. Ricordiamo che ha retto per molti anni la procura dei minori di Caltanissetta e per l'impegno profuso nell'attività politica, anche se lei non si definisce tale, quindi quanto una persona continua a ribadire l'impegno per la legalità, noi non possiamo che essere orgogliosi. C'è la preferenza di genere. Questo è un segnale nuovo che la politica vuole lanciare, soprattutto il mio partito, il PD, allorché proprio è una donna ad essere la capolista per le elezioni europee. Quindi in bocca al lupo alla dottoressa Chinnici.